lapsus. Prego, consigliere Simonelli. Grazie Presidente. Allora, leggendo questa mozione io devo dire che sono rimasto perplesso, perché sembrava veramente un atto scritto da due persone, ovvero una persona ha scritto la prima parte, le premesse e i considerando, e poi un'altra persona ha scritto il dispositivo. E vado a spiegare. Nelle premesse si tira in ballo un argomento importante, l'argomento del rinnovo delle concessioni, e quindi siamo in ambito di commercio su area pubblica. È un argomento divisivo, il consigliere De Vito, lo chiamo consigliere perché ovviamente ha firmato l'atto in qualità di consigliere, ha citato un'aula convulsa, l'ha chiamata una mozione ottenuto dall'opposizione in un'aula convulsa. Io direi che è una mozione che è stata estorta con l'inganno, tutti ricorderanno. E quindi comunque questo era il tema del rinnovo delle concessioni. Nel dispositivo si tira in ballo un altro tema, che è il tema delle rilocalizzazioni e delocalizzazione, che non ci azzecca niente con il primo. Quindi il tentativo di portare un nesso fra queste due cose è del tutto improprio, non regge. E andiamo quindi a parlare di cos'è la rilocalizzazione e delocalizzazione. È uno strumento previsto, è uno strumento di pianificazione per poter introdurre delle cose importanti, ovvero la fruibilità in sicurezza dei nostri marciapiedi, delle nostre strade, viabilità, e poi la qualità del decoro urbano, signori consiglieri romani, qualità del decoro urbano. Noi siamo cittadini di Roma, viviamo a Roma, Roma è il nostro territorio dove respiriamo, dove viviamo. Vogliamo goderci in sicurezza i nostri marciapiedi, le nostre strade, dove passeggiamo con i nostri figli, con le nostre carrozzine, con i passeggini, o dobbiamo fare lo slalom, essere lambiti da magari generi di abbigliamento che ci lambiscono mentre transitiamo sui marciapiedi? Quindi qualità del decoro urbano significa qualità della vita. Capiamo l'importanza di questa cosa? Quindi questi sono i motivi che sono alla base di questo strumento di pianificazione, che sono appunto i piani di rilocalizzazione o delocalizzazione. Qualora i soggetti preposti a realizzarli, ovvero i municipi, non attuino questo strumento, allora abbiamo i poteri sostitutivi che i regolamenti comunali, il regolamento anche l'ultimo sul canone unico, prevede, ha citato articolo 12, mi sembra, il comma 6, prevede quindi che l'assessorato e gli uffici competenti si sostituiscano e quindi li facciano loro. Quindi signori, consiglieri, colleghi, vogliamo privare Roma di uno strumento così importante? Assolutamente no, e sicuramente questa non è la posizione del Movimento 5 Stelle, che vede nella qualità della vita, nella fruibilità in sicurezza delle nostre strade, nella qualità del decoro urbano un obiettivo da perseguire senza se e senza ma e senza contrattazioni. Si è parlato di campagna elettorale, mi fa ridere questa cosa, perché si delocalizza da 5 anni, non significa niente dire tirarlo in ballo adesso. Non tutte le argomentazioni presentate dal collega consigliere De Vito non reggono. Quindi signori, io consegno a questa assemblea il voto assolutamente contrario del Movimento 5 Stelle. Grazie.